Da Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper. Benissimo, buonasera gentili signore e signori, benvenuti in prima serata al nostro approfondimento Pianeta Oggi eventi nel mondo. In studio Massimo Bonella, Fontana Fredda, alla regia abbiamo Paolo Gavasso, alla regia centrale, che adesso sono due praticamente, abbiamo Ugo Moreno e Rosario Moreno. Parlo per quanto riguarda Radio Sirius TV, RST Sirius, che gratuitamente ripetono il nostro programma di approfondimento che nasce qui da Radio Piper, dalle frequenze storiche possiamo dire FM 93.8 e 88.800 MHz, in questi ultimi anni poi modernizzate eccetera col sistema RDS e naturalmente in stereofonia. Radio Piper, dunque, che trasmette da Fontana Fredda per tutto l'Alto Adriatico, la potete ascoltare da Venezia fino praticamente al Cuor Nero. Detto questo, entriamo subito nel vivo della trasmissione. Massimo Bonella ai microfoni, dunque saluto quindi anche gli ascoltatori che ci ascoltano in tutta Italia tramite il network di RST Radio Sirius TV. Ricordo che Radio Sirius TV è anche televisione internet, quindi potete vedere anche tutti i vari programmi a flusso. E qui c'è un programma uno dietro l'altro, un po' come le TV terrestri, né più né meno, tranne che c'è un sistema di trasmissione diverso. Allora, ritorniamo qui quindi a Radio Piper 93.8 88.800 MHz. Iniziamo, io vedo già pronto nell'altro studio Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro, ilsicomoro.com, il sito internet per andare a approfondire tutte le varie iniziative molto interessanti di questa associazione, che parla di tutela della vita, la legalità, interagisce anche con altre associazioni. Scusate, sono un po' giù delle mie, un po' giù anche di voce, perché sono reduce da una maratona. Abbiamo seguito tutte le fasi del terremoto che ha colpito l'isola di Ischia, e quindi praticamente è stato un lavorone, abbiamo fatto le ore piccole, insomma questo è il nostro lavoro, di informare in maniera più corretta le persone. Abbiamo avuto quindi questa esperienza, speriamo che di terremoti ora basta, insomma che si possa sistemare, che le cose possano, diciamo, sistemarsi, che tutto possa andare in equilibrio. Sappiamo che purtroppo la natura è così, il nostro paese è molto sismico e queste cose possono succedere. Sta a noi essere un attimino astuti, senza far tante polemiche in televisione o alla radio, ma di cercare di costruire le città, soprattutto le scuole dove vanno i nostri figli, per cortesia, che siano costruite come si deve. Allora, dicevo, vedo nell'altro studio Alviano Appi, do subito la parola perché ci parla di un argomento che ancora non ho ben capito, ma allora io dico, Alviano, ti do carta bianca e spiegaci tu cosa, di cosa ci vuoi parlare. Prego, Alviano. Grazie Massimo, buonasera a tutti i radioascoltatori. Sì, io, tu stai, hai appena finito di dire sarebbe bene che si ponesse maggiore attenzione nella costruzione delle scuole. Abbiamo visto quello che è successo all'Aquila, vediamo quello che succede in tanti casi in cui la nostra amata terra trema, diciamo. Guarda, io in questa occasione
Partirei proprio da un altro aspetto della scuola, perché nella scuola c'è un po' il nostro futuro, perché ci sono i nostri ragazzi e ci sono anche tanti genitori, tanti interessi, perché lì c'è l'amore per il nostro futuro. E vorrei parlare di piccoli ambiti di libertà che proprio attraverso delle decisioni che vengono prese nell'ambito della scuola, l'italiano, il cittadino italiano è costretto a subire. Io vorrei dire ancora meglio a confrontarsi, perché spero che anche, anzi sono sicuro che anche in questi ambiti ci siano delle reazioni da parte dei cittadini, dei genitori. E dico subito a chi ci ascolta che è da qualche settimana entrata in vigore una legge che impedisce di poter portare a scuola il panino. Io faccio il doposcuola come genitore per i motivi più diversi, ma essenzialmente sono due: per una ragione di qualità da una parte o per una ragione di costi dall'altra, mando io mamma, io papà, do qualche cosa a mio figlio da mangiare. Ora, invece, a luglio, praticamente a metà luglio di quest'anno, la Commissione Agricoltura del Senato ha approvato un emendamento che di fatto vieta del tutto il panino da casa, così come lo chiamano noi, facendo diventare i servizi di ristorazione scolastica parte integrante, dicono loro, dell'attività educativa. Allora, il servizio di ristorazione è una parte integrante dell'attività educativa. In realtà è un grande assist per le aziende del settore. Diciamo che la scuola crea un business immensa di circa 1 miliardo e 200, 1 miliardo e 300 milioni di euro. E quello che colpisce, e questa è una cosa che ve la devo leggere, perché soltanto se io la leggo con le parole precise, voi capite come ci sia una commistione di affari tra virgolette, tra il Parlamento, meglio il governo e le imprese, a scapito dei cittadini. Allora, questa è la relazione di legge. La relazione di legge dice, aperte virgolette, ristorazione collettiva non solo intesa come il somministrare in modo igienicamente corretto un numero elevato di pasti, quanto piuttosto come importante veicolo educativo, soprattutto nella scuola. Questo lo dice la relazione di legge, ma vi assicuro, le stesse identiche parole erano quelle dette qualche mese prima del presidente dell'associazione su cui si riuniscono, diciamo, le grandi imprese del settore. Allora, noi dobbiamo porci davanti ad un genitore che ha due o tre figli e magari fa fatica a sostenere la spesa della mensa scolastica. Io vi faccio una media per chi non le conosce, ma una media sono di circa 120 euro possono essere 120, 110, 120 euro al mese per un figlio.
voi capite, ne avete due o tre, il costo diventa importante, specialmente se il vostro lavoro è a tempo determinato, scusate, eccetera. E la violenza e l'assoluta imposizione che io non riesco a capire. È come si voglia mettere il cappello di un momento educativo importante. Ma scusa Massimo, tu te lo immagini, sei seduto vicino ad un amichetto che si sta mangiando il couscous, tu ti stai mangiando il panino, un altro sta mangiando un'altra cosa, magari è di un altro paese e si mangia il riso alla cantonese, ma è questo tra i bambini che veramente è il momento educativo, o lo stare insieme, il volerci bene, il cambiarci le cose che si fanno da ragazzi, qual è l'importanza di questa cosa, se non in realtà un fatto di business, un fatto di che tra l'altro si scontra anche con delle situazioni abbastanza gravi che sono successe, per esempio nell'anno 2015-2016 dobbiamo sapere che sono state chiuse quasi una quarantina di imprese che fornivano cibi alle mense per la pessima qualità dei cibi, sono stati ritirate moltissime tonnellate di cibi, i bambini andavano a scuola, pagavano e non mangiavano quello che era dato alla mensa. Quindi scusa se ti interrompo, questo fa capire che non c'è nemmeno rispetto per i nostri figli, perché di fatto, voglio dire, potenzialmente è come se fossero i loro figli. Succede anche questo, ecco, insomma, questo fa riflettere. Io ricordo sempre, per chi si fosse messo in ascolto, questa è Pianeta Oggi 20 nel mondo, su Radio Piper in 93.8, 88.300 MHz per tutto l'Alto Adriatico. Ecco, ci potete ascoltare da Venezia fino nel Quarnero. Prego Alviano, ecco, se vuoi completare. Sì, ecco, allora c'è questa sorta di imposizione, diciamo che i genitori, per esempio, per dare un quadro della situazione, a Torino i costi della mensa per esempio sono piuttosto alti, no? E lì si è scoperto che ci sono state molti genitori che hanno chiesto di portare il panino da casa. Tant'è vero che proprio a Torino c'è stata una sentenza della Corte di Appello, la quale ha detto che subordinare il diritto all'istruzione all'iscrizione ai servizi a pagamento come la mensa viola l'articolo 34 della Costituzione, che è l'articolo che praticamente sancisce l'obbligatorietà della scuola per 8 anni, c'è il diritto allo studio. E quindi tu subordini il fatto che io possa studiare al fatto che io debba per forza essere in grado di pagare anche la retta della mensa. E tra l'altro si è visto proprio a Torino che quasi tutti i genitori che avevano chiesto di poter mandare a scuola i panini ai bambini con cibo portato da casa avevano tutti un ISEE sotto i 15.000 euro. Quindi anche un fatto di difficoltà finanziaria, ma molti invece premono sul fatto di mancanza di qualità. Allora, questa è la prima riflessione che mi viene da fare. Ce n'è un'altra che colpisce sempre la scuola. Adesso c'è un disegno di legge, in realtà è partito ancora dal governo Monti, a quel tempo c'era il ministro dell'istruzione, era Francesco Profumo, e l'intenzione è quella di portare la maturità da 5 a 4 anni, cioè raggiungere l'apprendimento che fino ad oggi si aveva in 5 anni, raggiungere quell'obiettivo in 4.
Allora, secondo me una perdita di libertà avviene anche quando io vengo posto in particolari situazioni di stress, di affaticamento, di stanchezza. Perché dico questo? Perché raggiungere gli stessi obiettivi in un anno sembra quasi di essere in una catena di montaggio. L'apprendimento non è per tutti uguali, difficilmente per riuscire ad ottenere questo risultato si dovranno aumentare le ore di studio al giorno, gli studenti quindi dovranno aumentare la loro concentrazione su quello che viene insegnato. Non tutti sono in grado di tenere una concentrazione di 7 ore quando prima era richiesta un'attenzione, una concentrazione di 5. Tu puoi immaginare che mi vengono in mente i velocisti, Carl Lewis, Ben Johnson, Usain Bolt e alcuni altri possono stare abbastanza facilmente sotto i 10 secondi, ma tantissimi per poter partecipare alla cosa hanno bisogno che gli si conceda di poter stare almeno sotto gli 11, capisci? Adesso è in atto una cosa sperimentale. Verrà fatto un esperimento dal 2018 al 2019 su 100 istituti che verranno scelti in modo appropriato, eccetera. Però è curioso. Si vuole fare questa sperimentazione e lo si decide oggi quando è già in atto una sperimentazione sui licei internazionali di raggiungere gli obiettivi, come dicevo, in 4 anni anziché in 5, gli stessi obiettivi. Però perché si decide oggi e non si lascia che questo esperimento finisca l'anno prossimo e si capisca come è andato? Perché i segnali sono negativi. Sono negativi i segnali di questa sperimentazione. Allora si decide prima, in modo da non poter dire, beh, ancora non sapevamo come andavano. Quindi l'idea è che sarà un percorso più negativo che positivo. E sotto che cosa ci sta? Sotto ci sta la possibilità di tagliare nella scuola circa 1.300, 1.400, 1.500 milioni di euro una volta che il sistema sia andato a regime. Nelle scuole italiane ci sono circa 220.000 insegnanti, 40.000 di questi circa sono i calcoli fatti dai sindacati, perderanno il lavoro, verranno messi in pensione anticipata, non sappiamo, ma diciamo che di nuovo l'intenzione è quella di togliere dal mondo del lavoro e dal mondo della scuola, che è il mondo del futuro. Io avrei anche questa immagine, mi viene, come le cellule del nostro organismo si ricambiano continuamente, anche le cellule di una società si ricambiano. E il ricambio delle nostre cellule sono i giovani. E allora con quale senso io faccio arrivare uno studente a finire un anno prima, forse per buttarlo nel mondo del lavoro che non c'è? È come costruire una strada nel nulla. Gli tolgo possibilità di approfondire meglio gli argomenti, di farli sui, di maturare, perché anche la semplicità porta con sé, vivendo, una maggiore maturazione, tant'è vero che quasi la totalità degli studenti decide nell'ultimo anno quale indirizzo universitario dopo prendere. Ecco, queste sono forme di violenza. Sono una forma,
Se poi pensiamo, vorrei dare anche un dato di questo tipo, che dal 2009 al 2015, dal governo Berlusconi, passato governo Monti, Letta, Renzi, nel mondo della scuola sono stati tolti quasi 22 miliardi di euro. 22 miliardi di euro. Quindi praticamente la scuola è una delle principali fonti per contenere la spesa, la scuola, dove si dovrebbero fare gli investimenti invece nel sapere, nel futuro. E contemporaneamente l'Italia dal 2006 al 2016, in 10 anni, ha aumentato le spese militari del 21%. L'anno scorso abbiamo speso 23 miliardi. Allora, i soldi vengono presi da una fonte e vengono messi da una voce e vengono messi in un'altra. Noi li stiamo mettendo in armamenti, li stiamo togliendo dai ragazzi e li mettiamo negli armamenti. Io trovo questa cosa, ecco, anche questo è un togliere libertà. Mi costringi ad andare ad una velocità disarmonica. Capisci? E questa in qualche modo, per dire, abbiamo citato due piccoli esempi di pressione sulla libertà individuale, non possiamo non fare accenno su una che è ancora più grave. Noi qui non abbiamo medici e quindi magari un discorso sul tema vaccinale lo faremo approfonditamente con delle figure appropriate, molto volentieri, ma vorrei dire che anche la libertà vaccinale dovrebbe essere garantita, perché l'articolo 32 della Costituzione, che è quello che tutela la salute, e dice che la Repubblica appunto tutela la salute come un fondamentale diritto dell'individuo e anche interesse della collettività, e poi garantisce cure gratuite a chi non può permetterselo. Ma poi l'articolo dice anche che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. E la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Allora, noi sappiamo che i casi, certo ci sono i casi di legge, scoppia un'epidemia, scoppia una pandemia ed è chiaro che il ricorso al vaccino possa essere un modo appropriato di difendere la collettività, ma nel momento che non siamo in presenza di una pandemia, di un'epidemia, e di nuovo una violenza, l'imporre un qualche cosa. Stiamo vivendo, cari ascoltatori, e abbiamo bisogno di molta attenzione, un momento in cui l'individuo deve cercare di riappropriarsi della propria dignità, dell'etica dell'essere, del sentimento della vita come qualcosa di prezioso e allo stesso tempo della libertà del proprio pensiero, che naturalmente va costruito insieme al pensiero degli altri. Il pensiero di una persona è sempre un pensiero collettivo, viene dai film che vediamo, viene dai libri che leggiamo, viene dalle relazioni che abbiamo a casa, a scuola, nel lavoro, ma lo dobbiamo osservare e custodire e continuare e ad avere, magari ad ampliare questo confronto tra di noi, perché
diciamo che sembra quasi che ci sia una forza esterna, un potere esterno che vuole limitare questa incredibile bellezza che è la individualità condivisa. A questo punto diventa collettività, ma un bosco è molto bello per le infinite specie che lo animano, come questo pianeta è molto bello per le infinite qualità di vita, di esseri viventi, degli insetti, ma perfino dei minerali. Quanto è bello vedere colori diversi, sostanze diverse. Io vedo che il mio tempo sta scadendo, spero di aver lasciato un piccolo seme sul tema che ho trattato. Ti ringrazio e ti passo la linea, Massimo. Sì, grazie Alviano. Dunque sì, infatti ci portiamo al termine, siamo praticamente sul tempo massimo. Io ringrazio, lo ricordo, Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone, altresì ricordo il sito internet per maggiori approfondimenti, ilsicomoro.com. Ringrazio anche la regia Paolo Gavasso per la messa in onda, altresì Radio Saius TV, RST Saius di Treviso che gentilmente e gratuitamente rimettono in onda il nostro programma che nasce qui da Radio Piper dalle frequenze dei 93.800 e 88.800 in stereofonia col sistema RDS. Ringrazio anche a voi gentili ascoltatori per averci seguito. Da Bonella Massimo l'augurio di un buon proseguimento con la nostra programmazione. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.